Bentrovati ad una nuova edizione di Local News, l'approfondimento informativo dalle province di Avellino e di Salerno. Partiamo proprio con Salerno, che sarà porto d'approdo per 258 migranti. Nuovo sbarco nella città di Salerno. La Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha salvato in mare 258 persone, tra cui donne e bambini, che si trovavano su due imbarcazioni di legno inadeguate alla navigazione. I superstiti sono stati avvistati direttamente dal team a bordo della nave umanitaria. L'equipaggio, dopo aver valutato la situazione, informato le autorità competenti, ha eseguito il soccorso. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti dalla Libia. Ora sono tutti al sicuro a bordo della nave di Medici Senza Frontiere e il team si sta prendendo cura di loro. Dall'ONG hanno anche chiarito che le autorità italiane hanno assegnato Salerno come porto di sbarco. Martedì 10 ottobre, presso l'obitorio dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, si terrà l'autopsia sul corpo di Manuel Centanni. La Procura di Salerno ha infatti conferito l'incarico ai professori Orazio Cascio, medico legale di Catania, e Luigi Agozzino, anatomopatologo di Napoli, per effettuare l'autopsia sul corpo di Manuel. I due professionisti dovranno accertare dunque l'esatta causa che ha provocato la morte del giovane di Pontecagnano Faiano, avvenuta il 14 agosto scorso nel mare della costiera amalfitana. Quel giorno Manuel e due amici noleggiarono una barca per una gita, nel corso della quale però il 29enne cadde in mare, sembra per una manovra sbagliata, perdendo purtroppo molto sangue. Di lui si persero le tracce fino al rinvenimento dello scorso 2 ottobre. Due giorni di confronto politico presso il Parco della Rinascita a Baronissi. Ci occupiamo di politica, si tratta dell'appuntamento della festa dell'unità, festa provinciale del Partito Democratico in provincia di Salerno. Due giorni di incontri e di eventi con la presenza del deputato Lorenzo Guerini, del presidente del Copasir, di Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, un'occasione di confronto a cui è attesa la partecipazione di esponenti locali e provinciali del Partito Democratico, un confronto su diversi temi: salute e ambiente, formazione e sviluppo, cultura e diritti, innovazione ed economia circolare, il modo migliore per avviare la grande mobilitazione popolare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E ancora politica, con l'impegno del Movimento 5 Stelle rispetto al salario minimo. Domenica Firma Day nelle realtà di Avellino e Montoro per il Movimento 5 Stelle, un'azione a sostegno della proposta di legge per il salario minimo. In piazza con i banchetti gli attivisti del movimento per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge per l'introduzione del salario minimo. Il commento del consigliere regionale Vincenzo Ciampi: intendono sbarrare la strada al salario minimo, mantenere l'Italia nella lista dei 5 paesi europei su 27 senza questa misura di civiltà. Nonostante la Cassazione, ha proseguito Ciampi, abbia detto che la contrattazione collettiva non fissa un tetto ai salari, si deve partire da una base minima e poi, dice ancora Ciampi, si contratta. Il consigliere regionale di Moderati e Riformisti, Livio Petitto, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della linea alta velocità che è attiva, che sta
per essere attivata nei pressi della stazione Irpinia. Un mega lavoro per realizzare un tunnel è stato oggetto del sopralluogo. Il consigliere capogruppo in Campania di Moderati e Riformisti ha preso parte al sopralluogo sul cantiere dell'alta velocità Napoli-Bari, sulla tratta in particolare Apice-Irpinia, alla presenza del vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami e del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera. L'intervento avanza in maniera spedita, ha spiegato Petitto. Il commissario straordinario di governo Roberto Pagone ha rassicurato sullo stato di avanzamento del cantiere. Durante il sopralluogo Petitto ha potuto verificare il funzionamento della talpa meccanica Aurora, che vede impiegate oltre 100 persone altamente specializzate divise su quattro squadre. Uno scavo lungo 2 chilometri in un lotto che si sviluppa per 18 chilometri, 12 nel sottosuolo, scavo propedeutico alla realizzazione della linea ferroviaria che permetterà di collegare i grandi centri di Napoli e Bari. Sul tema dei rifiuti in provincia di Avellino vi abbiamo proposto in questi ultimi mesi diversi servizi, perché diverse sono le posizioni degli attori chiamati a decidere rispetto alla gestione dei rifiuti nella provincia di Avellino e anche nella città di Avellino, che si è tirata fuori dallo scenario unico provinciale, o meglio ha costruito il percorso. Gli attori principali in questo continuo batti e ribatti di posizioni sono sicuramente il presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino Rizzieri Buonopane, il sindaco di Avellino Gianluca Festa e il presidente dell'ATO Vittorio D'Alessio. Le dichiarazioni dell'uno o dell'altro, le dichiarazioni del sindaco di Avellino spostano di settimana in settimana gli equilibri. Poi alle dichiarazioni si accompagnano anche i contenziosi, i ricorsi alla giustizia amministrativa contro gli atti dell'uno o dell'altro. Fatto sta che il braccio di ferro ha toccato oramai livelli, possiamo dire, inaccettabili e supera sicuramente la dialettica politica. In questo continuo rimbalzo di dichiarazioni registriamo anche quelle del presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino e anticipiamo naturalmente che non si tratta proprio di un discorso sui massimi sistemi. Parole in libertà ad opera di soggetti rivestenti cariche istituzionali che invece di svolgere il proprio ruolo a tempo debito e nei confronti di chi ha commesso forzature, si preoccupano invece di errori macroscopici che ha ingenerato confusioni e stallo nella questione della gestione dei rifiuti, mettono al centro del proprio bersaglio il presidente della provincia, uomo dello stesso partito e unico proprietario nella qualità di Irpini Ambiente, unica società pubblica in tutta la regione che si occupa dell'intero ciclo dei rifiuti. Dunque il presidente chiama in causa quanti lo indicherebbero come responsabile di una situazione di stallo. Chi oggi parla a sproposito e in modo non veritiero, questa è la nota ufficiale ancora di Buonopane, mistificando i fatti, cercando un comodo bersaglio per sé e per i propri pupari, attribuendo la commissione di fatti societari gravissimi al presidente della provincia, soggetto neutro istituzionale, per di più appartenente al suo stesso partito, gioca un ruolo politico non limpido, rilevante per un verso ai fini penali e per un altro verso probabilmente militando verso la giustificazione della privatizzazione del ciclo dei rifiuti. E intanto, a proposito di questa lunga nota, affermazioni pubbliche che il soggetto in parola avrebbe dovuto leggere prima di affidare i suoi pensierini, scrive Buonopane, a piacere alla stampa. E siamo arrivati ai pensierini a piacere, mentre in provincia di Avellino dovremmo occuparci di definire il quadro per la gestione ottimale in termini di qualità del servizio, ma anche di economicità del servizio stesso, della raccolta dei rifiuti. Diversi appelli da parte di Legambiente, ma non solo, per la qualità dell'aria in città.
e in provincia di Avellino. C'è un monitoraggio costante della qualità dell'aria da parte dell'associazione Aura, con una serie di centraline che purtroppo certificano che quella di Avellino è una delle aree peggiori da respirare sull'intero territorio nazionale. Un primato così triste che chiama ora in causa anche l'impegno degli studenti e delle associazioni. In provincia di Avellino quello dell'aria irrespirabile è un tema particolarmente caro a quanti risiedono nella Valle del Sabato. La prima cosa urgente sarebbe quella di fare delle ordinanze sulla scorta dei dati meteo, cioè cominciare a ragionare sul serio sulla questione che più ci condiziona. Noi siamo fortemente condizionati dalla meteorologia e dall'orografia. Quando si creano fumi di combustione, questi possono disperdersi nell'ambiente, quando invece le condizioni meteo questo non lo consentono, bisogna proibire gli abbruciamenti. E bisogna farlo in sinergia, tutti quanti insieme, perché vedo che il Comune di Avellino, per esempio, ha fatto un'ordinanza in questa direzione, ma è ovvio che se non c'è diciamo una condivisione delle decisioni con tutte le istituzioni, questo non serve a poco. Per gli impianti biomassa, allora, il discorso è che tutte le combustioni in questo nostro contesto andrebbero evitate. Questo è quello che posso dire, per quello che ci riguarda. Ecco. Tuttavia bisogna studiare, razionalizzare, mettere sistemi tecnici che possano migliorare la qualità delle emissioni, eccetera. In linea di massima, diciamo, noi dobbiamo andare verso una riconversione dei sistemi che riguardano l'energia, per cui è questa la direzione giusta. Intanto, mentre voi protestate, il sindaco ha fatto un'ordinanza per divieti di abbruciamenti per tutto l'anno. C'è chi praticamente se ne frega di tutto e di tutti, a cominciare dalla salute. Sì, no, ma figuriamoci, quello va tutto bene, però ci vuole un coordinamento, perché se lo fa solo Avellino serve a poco, e se nessuno controlla che poi questi abbruciamenti avvengono, non serve a niente. Quindi ci vuole maggiore controllo e ci vuole un coordinamento. Il prefetto dovrebbe svolgere proprio questo ruolo di guida e di coordinamento nei confronti di tutti quanti i sindaci. Cosa chiedi al tavolo di questa mattina? Chiederemo proprio questo, un tavolo permanente che riguardi appunto non solo gli abbruciamenti ma le questioni ambientali, e chiederemo le cose che stiamo chiedendo ormai da troppo tempo e devo dire abbastanza inascoltati. Ed ora diamo spazio all'interno del telegiornale a delle storie belle. Partiamo dalla proiezione a Salerno al Cinema Teatro delle Arti del film Nata per te, alla presenza di Luca Trapanese e del regista Fabio Mollo, oltre che del protagonista Pierluigi Gigante. Nata per te è la storia di Luca e Alba, un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l'uno dell'altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il Tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di Down. È appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l'affidamento di Alba. Quante famiglie tradizionali devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Questo l'interrogativo che pone anche il film. Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita? Un film basato sulla vera storia di Luca Trapanese, attuale assessore al welfare del Comune di Napoli, da cui è nato anche il libro di grande successo edito da Einaudi. Il film verrà presentato al Cinema Teatro delle Arti a Salerno, alla presenza del regista Fabio Mollo e dello stesso Luca Trapanese.
l'impegno del dottor Luigi Cremone al centro dell'iniziativa di prevenzione promossa dal comune di Rocca Piemonte. Parliamo della prevenzione per combattere il tumore al seno. Il sindaco Carmine Pagano e il consigliere comunale delegato alla sanità Giuseppe Ciancio hanno realizzato e promosso una giornata per lunedì 9 ottobre per sottoporsi a visita gratuita senologica. L'Open Day a cura del dottor Luigi Cremone, organizzato dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con il Comitato Agro. L'appuntamento, di cui vedete la locandina, è previsto presso la sede della Croce Rossa Italiana di Rocca Piemonte in Via della Pace, alla frazione San Potito, dalle ore 15 alle ore 18. Chi intende effettuare la visita con il dottor Cremone deve prenotarsi al 392-99-29556. Ripetiamo il numero utile per prenotarsi per questo appuntamento di prevenzione, un importante appuntamento per lunedì 9 ottobre alla sede della Croce Rossa Italiana di Rocca Piemonte, 392-99-29556. Abbes Mohideen sarà uno dei campioni italiani della box presenti alle Olimpiadi di Parigi. Per farsi trovare pronto all'appuntamento parigino con i cinque cerchi, Abbes si sta preparando intensamente in compagnia del suo allenatore, sta lavorando anche ad una serie di appuntamenti internazionali utili a tenere alto lo stato di forma. Prossimo appuntamento in Montenegro, in attesa di conferme sul suo stato di forma. Ma ascoltiamolo, l'abbiamo raggiunto in viaggio insieme proprio al suo allenatore. È tutto per questa edizione di Local News, a me non resta che ricordarvi il nostro sito internet telespazio1.it e il nostro indirizzo di posta elettronica info@telespazio1.it. In chiusura, come al solito, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.